La posizione di Marx è che la legge di sé, la legge degli sbocchi, sia una bufala. Allora, molti marxisti e anche amici miei, non marxisti eccetera, che sono, alcuni sono molto influenzati da Marx, anzi sono marxisti su tante cose, ma ce l'hanno a morte con Marx, perché ritengono che nel primo libro del Capitale Marx abbia l'equazione ricardiana: i risparmi sono uguali agli investimenti. Non è vero! Voi nei primi tre capitoli avete subito questa formula e Marx se la prende esplicitamente e dice: ma quando c'è, diciamo così, no, non avete questa formula, avete la formula merce, denaro, merce. Chi vende, il venditore, no? Offre merce per avere denaro. L'acquirente usa il denaro per acquistare la merce. Ora, Marx dice, ma se uno ha venduto, ottiene denaro, mica è obbligato a usarlo subito. A questo punto la domanda cade. È il problema della moneta riserva di valore. Marx però non si accontenta di questo. Marx dice, questo mi dà la possibilità della crisi, ma io devo capire la crisi da dove viene. La risposta di Marx è: la crisi viene dal fatto che i profitti non sono sufficienti. La crisi viene dal fatto che c'è una crisi di profitto. Da dove può venire? Marx ha tante teorie della crisi. Una è quella che dice: ma sul mercato del lavoro ci possono essere delle situazioni in cui i lavoratori sono talmente forti da avere un alto salario, comprimono i profitti e a quel punto c'è la crisi. Ok, c'è anche questo in Marx, ma i capitalisti possono reagire, introducono nuove macchine, espellono lavoratori ed è fatta. A questo punto, questo è nel primo libro del Capitale, voi andate nel secondo libro del Capitale e il buon Marx dice: ma torniamo su questa questione dell'eguaglianza domanda e offerta. Voi vi ricordate che Paolo vi ha detto che ci sono due settori, uno che produce beni capitali, mezzi di produzione, e uno che produce beni di consumo. Si potrebbe mettere in tre modi, beni capitali, beni salario e beni di lusso per i capitalisti. Attraverso tutta una serie di equazioni Marx dimostra che, secondo lui perlomeno, l'equilibrio non è certo, quindi Ricardo ha torto, ma l'equilibrio è possibile, quindi Malthus ha torto. Marx usa un'espressione secca: l'equilibrio nel capitalismo è un caso. Che bello, abbiamo trovato la ragione della crisi. E la ragione della crisi sarebbe il fatto che a un certo punto la domanda, non si sa perché, non è sufficiente. Marx non è soddisfatto, perché Marx crede, e questa è la sua differenza da Malthus, che la domanda non sia solo domanda di consumo, è anche domanda di beni di investimento. I capitalisti, in un certo senso, si producono la domanda da sé, perché danno salari ai lavoratori e fanno domanda tra di loro investimenti. Questa domanda può non essere sufficiente, ma io devo spiegare perché. Ve la metto in un altro modo. Marx non è un sottoconsumista. I post-keynesiani di oggi sono tutti sottoconsumisti. Pensano che la crisi derivi dal fatto che non c'è tanto consumo, e non c'è tanto consumo perché la distribuzione del reddito è peggiorata a danno dei lavoratori. Sono problemi reali questi? Sono problemi enormi, ma non ti spiegano la crisi. Il capitalismo in un certo senso è sempre stato così e ce l'abbiamo sul gobbo da almeno tre secoli. Marx si può tradurre in termini keynesiani, e in termini keynesiani il problema non è l'insufficiente domanda di consumi, che è una domanda derivata, è che non ci sono sufficienti investimenti. Allora devo spiegare perché non ci sono sufficienti investimenti. A questo punto Marx va nel terzo libro del Capitale, e nel terzo libro del Capitale c'è la sua teoria della crisi più famosa, ed è quella della caduta tendenziale del saggio di profitto. Allora, il saggio del profitto che cosa è? È i profitti lordi, che sarebbe il plusvalore, che poi i capitalisti si spartiscono con le banche, i rentier, eccetera, diviso
il capitale anticipato, eh? E quindi noi potremmo dire, almeno Marx dice, il capitale anticipato per acquistare i mezzi di produzione, lui lo chiama capitale costante, e il capitale anticipato per acquistare forza lavoro. Allora, voi vi ricordate che questo è un plus lavoro. Questo vi ricordate che è il lavoro morto, e questo vi ricordate che è il lavoro necessario. D'accordo? Cos'è il plus lavoro? Il plus lavoro è il lavoro vivo meno il lavoro necessario. Tutto espresso in moneta. Tutto espresso in moneta. Io adesso vado sulla formula più semplice, il caso che secondo me chiaramente Marx ha in mente quando lui insiste sulla caduta del saggio del profitto. Lui a un certo punto dice, ma facciamo l'ipotesi assurda, assurda, che i lavoratori vivano d'aria. Poi si prende in giro da sé, perché se tu vivi d'aria non ti vai a vendere al padrone. Ma questo è un caso, diciamo, interessante. Se i lavoratori vivono d'aria, tu non devi comprarteli e non c'è il lavoro necessario. Sono tutte grandezze poi espresse in moneta, eccetera. Allora, a questo punto, il saggio di profitto diventa lavoro vivo fratto il lavoro morto nelle macchine. Tutto sempre espresso in moneta. Ora, Marx pensa che nel capitalismo si introducono sempre più macchine, si espellono lavoratori, quindi aumenta il lavoro morto rispetto al lavoro vivo. Quindi già qui c'è all'orizzonte un problema. Da dove viene il plusvalore? Dai lavoratori, che sono la sorgente del lavoro vivo. Ma se io li sbatto fuori, come faccio a fare i profitti? Aumento lo sfruttamento. In questo caso lo sfruttamento è massimo, questo è il saggio di profitto massimo. Bene, prendiamo un anno. In un anno ci sono 10.000 lavoratori. Questi 10.000 lavoratori lavorano il massimo, non solo vivono d'aria, non dormono neanche. Lavorano 24 ore. Perfetto, ma c'è un massimo a queste ore di lavoro. Qui ci si deve fermare. Marx dice, no però, il denominatore non ha questo limite. Quando i capitalisti accumulano, aumenta il lavoro morto, e questo non ha limiti. Quindi nell'accumulazione, questo il saggio massimo di profitto cade, quindi il saggio effettivo a un certo punto dovrà sbattere sul saggio di profitto massimo, a questo punto cadrà anche lui. Di nuovo, questa è una cosa che vi dico in 30 secondi, se la beccate bene, se no no, i marxisti in genere non la beccano. La caduta del saggio del profitto, come ve l'ho detta, non è la teoria della crisi. È quello che succede quando il capitalismo va avanti bene. Cioè, il saggio del profitto, quando il capitalismo va avanti bene, cade. Però questo non fa problema ai capitalisti, perché i capitalisti investono di più e la massa dei profitti cresce. Quando la caduta del saggio del profitto diventa caduta della massa dei profitti, a quel punto sono, quello, un termine volgare che non vorrei ripetere qui, sono problemi seri, e c'è la grande crisi. Questa cosa è valida? No, non è valida. Perché? Perché quando il capitalismo innova, cadono i prezzi. E dunque i prezzi dei mezzi di produzione cadono, e quindi anche il lavoro morto che si esprime in moneta è di meno. Quindi veramente non c'è necessità, secondo me, della caduta massima del profitto. Vabbè, adesso fatemi fare la via a ritroso facendovi in 7 minuti la storia delle grandi crisi del capitalismo. Non tutte in verità, salto quella del 1848 e poi soprattutto del 1857-58, salto quella del 1907. Parto dalla grande crisi di fine 800, quella che quando studiavo io si chiamava Grande Depressione, oggi si chiama Lunga Depressione. E dopo Marx, dopo la teoria della caduta tendenziale del saggio del profitto, la spiega bene. Quello che voglio dire è che
la teoria della caduta del tendenziale del saggio del profitto non è qualcosa di necessario. Cioè quella cosa lì, Marx pensava che a un certo punto fosse così, non ci si scappava. No, non è necessaria. Però può capitare, e nel capitalismo che lui aveva visto era possibile, si è verificata fino all'800. A questo punto i capitalisti reagiscono. Innanzitutto tenete presente che la crisi è un problema, ma la crisi è anche la soluzione. Perché è la soluzione? Perché io lì do batosta ai lavoratori e li faccio lavorare di più, ma è la soluzione anche perché mi svalorizza il capitale, mi riduce il valore del capitale. Quindi se il saggio del profitto è troppo basso, però io riduco il valore del capitale, faccio lavorare di più i lavoratori e ne esco. Dopo la lunga depressione c'è il fordismo in senso tecnico, cioè la catena di montaggio, e il taylorismo, l'organizzazione del lavoro. Aumenta incredibilmente la produttività del lavoro, diremmo oggi, Marx dice la forza produttiva del lavoro, e aumenta l'intensità del lavoro. La distribuzione del reddito effettivamente si sposta a favore dei capitalisti, il plusvalore è una quota sempre maggiore della torta. Ora, questo può creare dei problemi di domanda al sistema economico capitalistico, non perché c'è troppo poco consumo, ma perché a un certo punto l'investimento non vede più prospettive nel futuro e quindi cade l'investimento. Quindi a questo punto la crisi non è più da caduta del saggio del profitto, è l'altra crisi di cui vi ha parlato Paolo, la crisi da realizzazione. Io non la chiamo crisi da sottoconsumo, la chiamo crisi da realizzazione. E è la grande crisi del 29 degli anni 30. C'è una cosa che sto dimenticando? Sì, non la metto in mezzo troppo perché è complicatissima. A determinare le grandi crisi sono anche gli sconquassi nella finanza. E questi ci sono sempre. Questo è Minsky, io ieri avevo 4 Marx danzanti, oggi ho Minsky. Sapete che Minsky è famoso per la sua teoria della crisi finanziaria. Ah, beh, scusa. Molte delle cose sensate di Minsky voi le trovate assolutamente in Marx. Marx vi dice che la crisi parte come crisi finanziaria. Quindi si dovrebbe sempre seguire l'interazione tra crisi finanziaria e cause sottostanti reali della crisi. Non ho il tempo di farlo. Però una cosa che vi voglio dire è che Marx e Minsky sanno perfettamente, cosa che anche il Friedman che cita Ray non sa, e non lo sa perché viene dritto dal maestro di Chicago che era Henry Simons, che tu non puoi avere nel capitalismo un sistema bancario che dà credito coprendosi al 100% con le riserve. È vero, come dice Minsky, che a un certo punto il credito cresce, e il credito cresce dando luogo a posizioni speculative, le chiama Minsky. Questo è assolutamente vero. Il castello di carte sta già oscillando. Non c'è alcun modo indolore per evitarne il crollo. Tutto quello che possiamo fare è informarci l'un l'altro su quello che sta realmente accadendo e prepararci per circostanze davvero straordinarie.